Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Harry Garcia e qui con me ho il Tokala, questo coltello davvero interessante che andremo a vedere. Si presenta così, scatolina nera della Fox, FX Fox 105 MB, la sua sigla, lo andremo a vedere. Eccolo qua, si presenta come all'interno il native con la classica bustina tipo juta della Fox con il logo Fox e il foderino più piccolo ma uguale come quello del Native. I due tagliandini dentro della Fox, della garanzia, quello bianco e quello nero, e praticamente sono questi ovviamente, e ovviamente poi il coltello che andremo a vedere. Eccoci qua. Eccolo qui. Con il cartoncino per la protezione della lama. Eccolo a voi ragazzi, il Tokala. Guardate che bellezza, manicatura molto molto bella. Oh, ma io ho le mani grosse, eh? Insomma. Bello però, veramente bello. Bel jimping. Eccolo qua, ora ve lo faccio vedere un attimino perché merita davvero davvero tanto. Guardate sta manicatura, sta lama, bello, 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 bella drop, molto molto spessa, guardate qua, mamma mia. Allora, adesso vi do due misure subito e scheda tecnica e poi partiamo con prova di taglio e test. Allora ragazzi, come detto, Tokala, disegnato da Reich Marcus, ora mi buo. Acciaio, abbiamo un Neolox ragazzi, il Neolox di Maniago della Fox, ok? C'è anche scritto qui sul piatto destro Neolox, Maniago Italy, guardate un po', spero di mettervelo a favore di telecamera. Eccolo qua. Dall'altra parte c'è, campeggia il logo della Fox, ok? Ho un trattamento superficiale della lama in black hydroglide stonewashed, veramente bello. Poi sopra è, come potete vedere, invece riprende, guardate, stacca la, come potete vedere sopra ristacca lo stonewashed, dal black hydroglide qui. E diventa lucida, guardate che bellezza. Ovviamente costruzione full tang, bison micarta per la manicatura con due forellini sul codolo per metterci un cordino, quello che volete. Misura, la lama misura 11,6 cm, totale 23,7 cm. Peso 235 grammi, spessore lo vediamo, sono 5 mm, ragazzi. Veramente, veramente, veramente una bestiaccia che andremo a provare. Ma prima prova di taglio. Bene, il Tokala, la Fox ce lo manda così. Qui un po', forse c'è una sbavaturina, c'è qualcosa. Non è liscio liscio, eh? Vedete? A metà si intacca. Se si fa veloce, però se si fa lento, qui intacca un po', ci deve essere una sbavaturina. Comunque, dai, abbastanza accettabile, eh? Andiamo a testarlo. Bene, il foderino, eccolo qua. Vediamo un attimino come sta. Ovviamente ci sono anche doppi fori, guardate. Per spostarlo, eh. Comunque orizzontale, eh. Non verticale, non penso verticale perché qui se si smonta viene sopra qua, ma la cintura, forse, non lo so. Andrebbe smontato, vedete? Qui ci sono dei buchini, guardate. Forse c'è il modo di metterlo anche in verticale, però non lo so. Questo su questo. Boh.
Vediamo. Un po' duri questi foderi all'inizio. Ammazza, quindi così già non esce, eccolo qui. Poi ovviamente volendo ci si mette la sicura qui, che essendo nuova si fa molta molta fatica a prenderlo, a metterlo. Vediamo, eh. Maledetta la miseria. Oh, ragazzi, io non riesco a chiuderlo, perché così si chiude, ma così non serve a nulla. Dì. Questo deve andare sotto a chiudere, vedete? Però è talmente nuovo il fodero che boh, ci voleva un pochino. Oh, guardate va. Oh, ci arriva. Non arriva. Non ci arriva, ragazzi. Io non riesco a chiuderlo. Questa è un po' una pecca, però, perché deve. Buona bimbi, eccoci qui, corto cala, si parte con batoning, qualcosa di tranquillo fino a salire un po' più su, vediamo di che pasta è fatto questo Neox, ok? O vediamo, vai! Boia! Bimbi, in batoning è tanta roba, va bene, non vibra nulla, non fa niente, senza guanti, senza nulla, tanta tanta roba, eh? Davvero esagerato. Ora si vede se cioppiamo un altro, batoniamo, vediamo se batoniamo un altro pochino, poi si passa ad altre tecniche. Ci proviamo? Cortocala, ci proviamo? Non esce mai la punta? Vediamo di va, da va, non entra nemmeno nell'inquadratura. Boia, ragazzi, casino via. Poi. Oh, vediamo, aspetta. Proprio un piatto, qui è casino. Non entra nemmeno nell'inquadratura. Vediamo, sa succede. Pigliamola un po' più in qua, però, perché qui mi sa che non ci si fa. Vediamo, eh? Oh, bimbi. La punta? Esce la punta? Beh. Picchia sulla manicatura, qua. Oh, aperto. Datevi. Piccolo mostro, piccolo mostro, piccolo mostro. Va bene, è tanta tanta roba. Cioè, ammazza, oh. O vediamolo sull'inglese, vai. Però prima vediamo se si fa una cioppatina. E questo, vedete lo svasino qui in fondo. Sembra tanta roba per
per tenerlo così in arretrato. Vediamo un attimo, senza guanti, roba. Aspetta. Oh. È roba. Guarda, ragazzi, anche in chopping è tanta roba. Non stanca, è fantastico. Pugnatura pazzesca. Bello, mi piace. Mi piace davvero. Mi piace davvero. Ora io vediamo un attimino sì in inglese come io allora io ho le mani grosse e qui lo vedete come lo davo un pugnaio in inglese, eccola qui, guardate la mia mano, però guardate il codolo dove mi va a picchiare. Che cazzo faccio a farvelo vedere, vedete? Mi picchia qui e quindi mi dà noia. Però uno con le mani più piccole delle mie ci si trova da Dio. Comunque va, roba. Mi piace. La punta è tanta roba per lavorare sul fino, guardatela. Cosa riesce a levare? Ragazzi, e comunque ci si lavora bene, ganzo, mi ci diverto davvero. Ragazzi, neanche preciso, io cioè fa le tacche, fa tutto, tanta roba, ottimo, mi piace. Ragazzi, insomma, direi ci siamo, direi che ci siamo alla grande.
Bene, bimbi, trucciolini fatti, vediamo, prova del fuoco, fai stil, se fa le scintille, vediamo un attimino. Mia tante, eh. Mia tante. Almeno si accende il fuoco. No, bimbi, forza accendo. Ne fa poi, peccato. Peccato, guarda, l'unica pecca è questa. Aspetta, tiro sulla cosa perché se no. Peccato. Perché boh, se faceva le scintille, come dicevo io, era tanta tanta roba. Invece non le fa. Non le fa. Nulla, via. Niente. Allora, ragazzi. Io vi ricordo che questo comunque lo troverete poi nella vetrina dell'usato da Alessio Cortelleria Fiammifero, chi fosse interessato ovviamente. E tanta roba, è bellino, veramente un bel coltello, veramente un bel coltello. Prova di punta, toccala, boh, vediamo. Bestia, bestia. E là, ragazzi, questo scava, eh. Guardate qua. Boh, porta via la roba. Perfetta, eh. Punta perfetta. Roba, roba davvero. Guardate qua, questa leva. E io ora vi mando a casa per la prova di taglio, vedere quanto ha perso e considerazioni finali. Vai! Tornati a casa con il toccala, eccolo lì, grande coltello, ma veramente un bel coltello davvero, boh, tanta roba, bello, eh? Bello, bello, non ce la dici nulla. Vediamo quanto ha perso. Ha perso nulla, questo. Vai vedere? Non ci credo. Un po' sì. Vedete? Qui. Questo qui, ragazzi. Foglio, 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 fogliettino, diamo un fogliettino, stampantina, o vediamo. Ragazzi, stroppato, stroppato, Neolox. Anche qui, ragazzi, pensateci. Fanno la vetrina dell'usato del Cortelleria Fiammifero, super prezzo bomba, sentite Alessio poi e pensateci perché è veramente un bel coltello. Qui si chiude la recensione del Tokala e abbracci a tutti da Regazzia.